sbagliato, non è che dovrebbe segnare le 14:11 e segna le 2:11, sono veramente le 2:11. Cosa non si fa per mangiare bene? Diamo un po' di contesto. Allora, perché ci troviamo in aeroporto? Stiamo andando in Norvegia. Di fianco a Giulia c'è una persona vestita in modo molto strano. Stiamo andando a Stavanger, nella penisola più a sud di tutta la Norvegia, per andare a mangiare sott'acqua. E quindi sì, stiamo facendo 2000 e passa chilometri per andare a mangiare sott'acqua. Comunque ci tengo a dire che la vera domanda non è dove andiamo a mangiare, ma perché andiamo a mangiare in quel posto? Perché a me piace mangiare. No, il motivo vero, il motivo reale. Perché ci piace la Norvegia, il mare e il pesce. Non ne becca una, ragazzi. Ma non una. Perché stiamo andando lì? Perché tu me l'hai regalato per Natale. Per Natale? Per Natale. Si ricorda bene tutto. Abbiamo detto tutto adesso. È sempre distratta quando io faccio cose importanti. La sta facendo una stories. Ah, una stories. Il nostro road trip è appena iniziato. Ci hanno dato una macchina incredibile e soprattutto abbiamo notato che qua i taxi, tutte queste cose qua, sono tutti Tesla, BMW, cioè è tutta una roba super futuristico. Cioè, non lo so. Andiamo verso il posto dove dormiremo questa notte. Lungo la strada cercheremo un supermercato per prendere la roba per la colazione di domani mattina, dato che siamo in una casa indipendente, e niente, così vedremo anche i supermercati in Norvegia. Siamo entrati adesso nel supermercato, è una Coop, e magari ci mangiamo anche qualcosa adesso così al volo. Adesso vi faccio vedere, praticamente quello dietro di me, quello lì, è un posto dove vendono solo ed esclusivamente alcolici, perché qua in Norvegia gli alcolici non vengono venduti e puoi comprare il vino soltanto a parte. Inoltre non puoi comprarne quanto ne vuoi, ogni norvegese ha un limite. Adesso do una mano a Piti perché si sta iniziando ad agitare, perché sì, non la sto considerando. Esatto. E allora se prendessimo questi coccodrilli per la colazione da mangiare con... Vi faccio vedere cosa sta proponendo. Fa vedere, dai, ma per favore. Il bambino che ci sta guardando malissimo. No, dimmi che cos'è. Sono delle piadine. Per colazione, delle piadine. Sì. Per colazione. Sì. C'è il bambino che ci sta guardando. Ma non malissimo. Mi interessa del bambino, cioè. Vabbè, a me interessa di più cosa mangiamo. Ma cosa con cosa però? Ma con la marmellata. E poi comunque non c'è nessun bambino. È la dieta. Sì. Allora, stiamo cercando qualcosa di tipico da mangiare, da provare. E sappiamo che c'è tipo il merluzzo qua, che è tipico, però non riesco a trovare nulla in questo momento. Sicuramente c'è qualcosa di strano. Dovremmo chiedere a qualcuno qualcosa di tipico. Sorry. We are Italian. We want to take something typical to eat. Yeah, now. Yeah. You can take this one and go in there. Because some fish or other things typical? No. No. Okay. Ok, thank you. Niente, non c'è niente di tipico, anche la signora ti ha detto che non c'è niente di tipico. Andiamocene. Dobbiamo ancora vedere la gente. Cos'è? Ah, guardalo qua. Raga. Sì, ma non possiamo portarci via la vaschetta. Ma è lui. È lui. Ma è come lo mangi? Quello lì. Questo qua. Ma sì, ma non possiamo fare. Questo che cos'è invece? Secondo me è quello il coso essiccato. Sì, vabbè, ma non lo so, non mi ispira molto. Qua c'è carne di renna, secondo me, da qualche parte. No, sto dicendo una stupidata, perché sono già stato a Tromsø. Trovate tra l'altro il link al video qua. E lì avevamo comprato la carne di renna, però eravamo a Tromsø. Quindi, oltre il circolo polare artico, qua siamo nella penisola più a sud di tutta la Norvegia. Quindi mi sa che qua renne non ce ne sono. Andiamocene. Ce ne stiamo andando. Abbiamo decretato che usciamo.
Ok, volevamo trovare una spiaggia dove andare a mangiare, ma ci siamo resi conto che siamo proprio nell'interno e qualsiasi spiaggia in cui saremmo andati avremmo allungato di un paio d'ore tutto il giro. Di conseguenza abbiamo deciso che il nostro primo pranzo si consumerà in un parcheggio. Qua, di fianco alla macchina, in un parcheggio di un supermercato. Beh, direi che è romantico. E questo qua è il nostro vicino di casa. Un cerbiatto! È lì! È proprio qua, su questo fiordo. No, ma vabbè. No, vabbè, è incredibile. E questa è la nostra casetta. Che bello! La nostra padrona di casa ci ha consigliato di venire qua. È esattamente a un minuto dalla fantastica casa con i cerbiatti che avete visto prima. Ci troviamo sulla punta di questo fiordo e ci ha detto che ci sono anche delle spiagge che, devo dire, in questo momento vedo davanti a me. È bellissima. A few moments later. Allora, breve contesto. In questo momento ci troviamo nel fiordo di Lindesnes, che altro non è che il fiordo più a sud di tutta la Norvegia. E proprio qua, questa sera, verremo a mangiare da Ander. Adesso poi vi racconterò meglio che cos'è. Però prima andiamo a visitare il faro, cioè a visitare, a vedere, non so se si può entrare, comunque a vedere il faro di Lindesnes, che è molto famoso, è il faro più antico di tutta la Norvegia, è costruito intorno al 1600, la prima versione, poi ovviamente l'hanno ricostruito. E ho letto che è un posto molto carino e di conseguenza stiamo andando lì. Eccoci arrivati nel punto più a sud di tutta la Norvegia. E lì davanti a noi c'è il faro. Adesso proviamo ad entrare. Volevo riuscire a fotografare il faro praticamente con dietro questo panorama e il faro. E l'unico modo per farlo è il drone, ma c'è un vento, ragazzi, che faccio fatica a stare in piedi, quindi niente, ci accontenteremo di queste foto qua. Se prima di intraprendere questo viaggio avevamo voglia di vedere le Lofoten, ecco, al termine di questo viaggio posso assicurarvi che la voglia è aumentata di migliaia di volte. Cioè, la Norvegia è magnifica. Quello laggiù in fondo è Ander. Ora ve l'ho fatto vedere da fuori, ma a breve ve lo faremo vedere da dentro. È un monolite di 35 metri poggiato direttamente sul fondale e la cucina che c'è al suo interno è una cucina stellata dall'anno scorso e infatti siamo molto curiosi. Purtroppo lo chef che ha preso la stella ha concluso la stagione di dicembre e adesso hanno riaperto ad aprile con un nuovo chef che si dice essere all'altezza delle aspettative e ve lo diremo tra poco. No, noi siamo dei critici, forse è quello che va più caro perché è un posto incredibile. La cosa interessante è che il nome non è un caso, Ander infatti ha due significati, quello inglese che conosciamo tutti e meraviglioso e spettacolare, che sarebbe la traduzione dal norvegese. È stato costruito con dei materiali fatti apposta per poter rimanere all'interno dell'acqua, addirittura si è pensato alla fauna ittica locale che può costruire i propri luoghi, no? Immaginiamo le cozze eccetera, che possono ricostruire il loro habitat sull'esterno proprio della parete del ristorante. E la connessione che ha questo posto, questa baia, è totale. Ad
Wow. Very nice. Now we can really high quality. Cosa dici, Piti? Mangiare con i pesci che ti guardano. È bellissimo. È bellissimo. È pazzesco. È stupendo. Che poi è pieno di pesci, cioè è veramente pieno. Allora abbiamo mangiato due antipasti e trovo molto interessante il tutto. Sei riuscita? La nostra cena prosegue al lento. Siamo stanchi, morti, ma morti, morti. Però esperienza bella. Girata così, sembra che c'ho tutti i raggi dell'acqua. Non so quante portate ci mancano, ma secondo me ancora un po'. Io non so, siamo seduti qua dalle 7:30, sono le 10:25. Siamo svegli dalle 2 del mattino. Sto bevendo un caffè. Mi ha raccontato che arriva dal Guatemala e mi ha detto che arriva direttamente dal Guatemala e lo roasted, lo fanno, come si dice? Lo tostano direttamente qua, no? E per lui questa era una storia incredibile, quando qualsiasi torrefazione si fa arrivare il caffè lo tostano. Però devo dire che questo è molto buono, è veramente veramente buono, mi piace molto. Ora me lo sorseggerò con estrema calma, così che loro possono arrivare in ritardo a casa e a prolungare il loro soggiorno qua, esattamente come hanno fatto con noi. Siamo qua dentro dalle 7:30 di sera, sono le 11. Cosa ne pensi? Guardami. Assaggialo. Cosa ne pensi? Non mi piace. Ecco, fantastico. La faccia è bella. Americana davanti e un fiordo dietro, in attesa del traghetto che ci porterà al Preakestolen, sono qua per dirvi le impressioni che abbiamo avuto ieri di Under. Posto veramente figo, ci è piaciuto tantissimo, la struttura stupenda. Ciò che ci è piaciuto un po' di meno è quello che abbiamo mangiato. Tutto quello che abbiamo mangiato era molto acido e molto fermentato, ma perché penso che lo chef abbia un tipo di cucina che va in questa direzione e non rientra proprio nei nostri gusti. Detto questo, anche le persone con cui abbiamo parlato ci hanno detto che non è proprio un posto dove la gente torna volentieri per il momento. Io spero tantissimo per loro che riescano a trovare una quadra con lo chef, con il nuovo staff, e che si riesca appunto a mangiare del cibo che per uno stellato mi aspetto che piaccia bene o male tutto quello che mangi. E a noi purtroppo ci sono stati un paio di piatti che non ci sono piaciuti proprio per nulla. Penso esattamente a quello che hai detto tu. La struttura è bellissima, l'esperienza che vai a fare in una struttura del genere è totale. Purtroppo nessun piatto ci ha fatto dire wow, ci sono stati dei piatti che erano buoni, non ti fanno emozionare, non ti danno quell'emozione che cerchi in uno stellato. Altra cosa che mi sento di dire è che c'è stata tanta attesa tra i piatti. Noi abbiamo mangiato 8 piatti in 4 ore, cioè praticamente una mezz'ora di attesa tra un piatto e l'altro, e parli, ti racconti le cose, guardi i pesci, ma dopo un po' che guardi i pesci, il plankton eccetera, non c'è più tanto da fare. E quindi insomma, secondo me dovrebbero velocizzare un po' il servizio e trovare un po' una quadra su tutto questo acido e questo fermentato. Se vieni in Norvegia,
non vai a ricercare quel tipo di struttura lì, una struttura così futuristica, perché è una struttura futuristica quella. Ma infatti ci vieni se sai che cosa... Se sai che cos'è, esatto. Dove stai andando, che cosa stai andando a fare. Fai una scelta prima di arrivare lì, ecco. Perché la Norvegia sono casette in legno, rosse, a bordo acqua, oppure nei boschetti pieni di muschio. A me piace tantissimo l'architettura e ho trovato questa struttura fenomenale, ma è una cosa che a noi piace. Quindi io consiglio di venire qua a tutti coloro che amano dei posti così futuristici, che ti sembra di essere in un film, ti sembra di essere veramente nel futuro. È un posto veramente bellissimo, consigliato, però come diceva Giulia, nel momento in cui tu vieni in Norvegia non ti aspetti quello. Quindi se capitate per caso in Norvegia e non sapete nulla di Under, non andateci a mangiare, ma se invece siete appassionati di architettura o comunque vi piacciono le cose futuristiche eccetera, super super consigliato. Esperienza comunque top, esperienza premium, perché comunque il costo è abbastanza elevato, abbiamo speso 250 euro a testa. E bon, ci vediamo al Preikestolen, mi sa, perché adesso stiamo aspettando il traghetto. A breve arriverà il traghetto, che lo vedo laggiù in fondo. È quel coso là. Ci vediamo di là. Ho recuperato un secondo il computer, che siamo fermi aspettando il traghetto, e sono entrato in macchina e la situazione è questa. Sta morendo. E ho due foto. Siamo all'inizio della passeggiata per il Preikestolen. Non vi sto a dire quanto siamo emozionati, perché sono anni che vogliamo venire qua e finalmente ci siamo, anzi. Preikestolen, di là. Scusi signorina, cosa pensa? Non vedo l'ora di essere lì. Anch'io. Siamo partiti per il Preikestolen, diciamo che l'inizio è bello duro. Sembra di essere sulla strada che porta al rifugio De Fei, che è uno dei rifugi più spaccagambe di tutta la Valle d'Aosta. Però diciamo che qua il dislivello è pochissimo rispetto a quelli a cui siamo abituati noi sulle Alpi. Qua sono 500 metri di dislivello. Allora, siamo più o meno a metà della salita e per ora è abbastanza durella, ma si tiene botta. Più soprattutto il sentiero tutte a gradoni, sì. Quindi è un po' spaccagambe, se no di per sé è facile come sentiero. Esso è. Piccolo momento racconto, raga, bello, spaccagambe. Ma sì. Tutti questi scalini. Una volta finito questo pezzo dicono che è tutto abbastanza easy. Comunque noi siamo abituati a camminare in montagna e cazzo, questa è tosta, perché c'hai lo sviluppo verticale tutto insieme. Poi c'hai tanti pezzi di piano. Poi la gente che viene da giù, da su, è bella gasata, sentite? Con tanto di musichella che ci sta bene per la natura eccetera. Là dietro c'è il Preikestolen. Stiamo arrivando, raga, ci siamo quasi, gli ultimi scalini. Because we are always in the sun, we have to, don't worry about. Siamo qui, arrivati finalmente dopo 4 km sulla Pulpit Rock. Capisco perché lo chiamano così, cioè incredibile. Guarda il fiordo di là. Veramente veramente bello. Giulia soffre un po' di vertigini. Allora, è bellissimo, è bellissimo. Com'è stata la passeggiata fino a qua? È stata
A gradoni, io odio i gradoni, però è stata bellissima. Sai cos'è bellissimo? È il tuo nasino con dietro questo fiordo, gira di mo. Due cose fantastiche insieme, il fiordo e il nasino di Pip. Adesso andiamo a vederlo dalla sopra. Ragazzi, che bello! Pazzesco, che posto incredibile che è il Preakestolen. Stupendo. Bellissimo. Adesso torniamo in giù alla macchina che è là dietro. Quanti metri sono? No, comunque 600 metri. No, più che altro che la scogliera scende a picco di 600 metri. E la cosa che mi viene da dire è che in video purtroppo non rende quanto nella realtà. Cioè io ne ho visti di video sul Preakestolen. Ma quando arrivi lì, vabbè, te lo aspetti più o meno, ma la passeggiata qua sotto, lì così, incredibile, pazzesco. Il Preakestolen, un sogno che si avvera, che si è avverato, che meraviglia. No, è stato magico, veramente bellissimo. Cioè, come si fa a non emozionarsi davanti a uno scenario del genere? Come uno può? Le sensazioni, le emozioni che mi dà la natura, la terra, il riuscire a conquistarsi una vetta, riuscire a conquistare qualcosa con le proprie forze fisiche, mentali, e il volere una cosa seriamente e poi finalmente vedersela davanti e realizzata è spettacolare, è bellissimo. Quante belle sensazioni. Abbiamo terminato la nostra esperienza al Preakestolen, abbiamo camminato e siamo tornati indietro, come ovvio che sia. Stiamo andando verso Stavanger e devo dire, Preakestolen è incredibile, l'unica pecca forse il parcheggio. 21 euro di parcheggio, siamo stati lì parcheggiati 2 ore e mezza, alla fine. 3 ore, fai 3 ore tra tutto. E comunque il sentiero è tenuto bene, almeno quello. Oggi noi abbiamo avuto una grande fortuna, comunque non so se è per la stagione, non so se è per l'orario in cui siamo andati, ma non c'era tutta questa gente. Noi siamo partiti alle 2. Sì, alle 2 siamo partiti dal parcheggio. A few moments later. Eccoci arrivati a Stavanger e siamo nel nostro appartamento. Abbiamo già iniziato a fare un po' di casino. È un appartamento su 2 piani, noi non avevamo capito che era così grande, è veramente bello. Dopo vi faccio vedere, anzi vi faccio fare un tour al volo. Cucina, bagno, camera da letto dove dormiremo noi, vestiti sporchi, salottino, vista esterna, altra camera da letto, altro bagno. Voilà, stasera editerò le foto qua sopra. Adesso andiamo a farci un giro, siamo proprio nel centro e andiamo a vedere le tipiche case in legno norvegesi, che in realtà sono queste qua. Facciamo un giro, ci mangiamo qualcosa, facciamo 2 foto e poi torniamo qua, che sono 2 giorni che non ci fermiamo un attimo, abbiamo bisogno di riposare un secondo. Siamo qua in giro per Stavanger, ci siamo resi conto che la cucina thai è quella che va di più. Io non so come mai, non avevo mai visto così tanti ristoranti di cucina thai. Tra l'altro questo qua è un Thai Market ed è il secondo che vediamo. È stranissimo. Adesso facciamo ancora un giro, poi andiamo a mangiarci qualcosa. Dobbiamo solo capire dove, perché c'è troppa scelta. Qua cucina asiatica. Far East Takeaway. Thai Street Food. Qua è un altro... sempre thai. Questo penso che sia una roba tipo indiano. Sì. Cibo thai. Thai food. Qua invece è sushi. Questo qua invece è cibo arabo. Sempre il sushi. Lì così anche è cibo cucina asiatica. Kebabaro. Di nuovo thai. Là di nuovo a mangiare turco, Istanbul, laggiù sushi e qua vietnamita. Niente ragazzi, la sessione di street photography è finita molto presto, siamo entrati in un
C'è una discesa super ripida, le gambe non mi reggo. È il prekestolo già segnato. Siamo stati praticamente a mangiare cibo halal in un ristorante bengalese. Abbiamo mangiato veramente bene. Adesso ce ne torniamo a casa. Io edito un po' e si va a dormire. Siamo morti, ma crasati proprio.